I tre errori che precludono ogni possibilità di riconquista. Andremo a vedere in questo video quali sono tre macro errori che però creano dei danni irreparabili che vanno a precludere ogni possibilità di riconquista. Se non mi conosci, sono Teo, sono un consulente relazionale e aiuto gli uomini nel loro difficile percorso di riconquista ex. Quindi se sei interessato a questi argomenti ti invito a iscriverti a questo canale e di attivare assolutamente le notifiche. Primo errore è quello di mentire. Lo so, è una cosa molto banale, però segui il mio ragionamento. Chiaro è che tutti mentono, come direbbe il buon Dr. House. E non è possibile per certi versi andare a sistemare le cose dopo aver mentito. Quello che ti consiglio è far sì che nel momento in cui hai detto qualche stronzata cerca di non essere scopribile, cerca di essere inattaccabile per quella data stronzata che hai fatto, perché se tu vieni tra virgolette scoperto anche per una puttanata qualsiasi, perdi tutta la credibilità del caso, perché se la tua ex scopre che hai fatto un dato, hai fatto una data cosa, una data azione, e questo non ha così grosse importanze, ma fa semplicemente girare le balle, quello che casca è tutta la tua credibilità, perché se hai mentito su una stronzata, puoi aver mentito su tante altre cose molto più gravi. Un altro errore che non ti permette di riconquistarla, perlomeno ti rende il percorso molto più difficile, è l'ossessione del controllo. Quindi se ti sei ritrovato a guardare alle 3 di notte se era online o non era online, oppure se ti sei ritrovato a seguirla o a cercare informazioni tramite terzi o cose di questo genere, benvenuto nel club. Questa cosa qua ti fa molto male perché ti fa stare in costante stato di ipervigilanza, quindi tu sei costantemente teso e costantemente scattoso, no? Quindi quando l'altra persona, per certi versi, non curante, magari non è consapevole di quello che ti sta accadendo e ti tocca un nervo scoperto, ti tocca magari anche solo con una mezza provocazione, tu in quel caso scatti, sei rabbioso, sei in qualche maniera appunto scattoso e di conseguenza è molto facile, molto molto facile fare errori, alzare la voce, mandare l'altra persona a cagare. E diciamo che non aiuta tantissimo in termini di riconquista. Il terzo errore da evitare è quello di avere sempre ragione. Mi spiego. Non è che ti sto sconsigliando di avere ragione, è che ti sconsiglio di imporre la tua ragione sull'altra persona. Quindi nel complesso, se l'altra persona fa delle scelte che in qualche maniera sono assolutamente scelte fatte sulla sua pelle e tu stai guardando e stai vedendo che lei si sta andando a schiantare clamorosamente contro un palo, per ipotesi, tu paradossalmente devi lasciarla fare. Lei ha tutta la libertà del caso e può fare quello che vuole fino a quando lo fa sulla sua pelle, ok? Quindi evita assolutamente il bisogno di aver ragione e il bisogno di imporre la tua opinione sulla sua situazione. Diversamente accade quando magari, non so, avete figli oppure lavorate insieme, siete magari due soci della stessa azienda e di conseguenza è bene trovare un compromesso, ma non è mai bene cercare di imporre la propria ragione, per l'appunto. In definitiva, quello che ti consiglio è di evitare di mentire, evitare di imporre chiaramente la tua ragione sull'altra persona ed evitare il bisogno e l'ossessione del controllo. Quando tu riesci a evitare anche solo queste tre cose, in maniera istantanea acquisirai più punti nei confronti dell'altra persona e risulterai più seducente e più carismatico. Mi raccomando.